Bentornato Goodler, bentornata. Iniziamo la descrizione di un nuovo programma integrato nel sistema operativo Esplora Risorse. Dopo aver affrontato la gestione delle attività dei processi del sistema operativo, andiamo a visionare questo programma che utilizzerai frequentemente nella gestione del tuo computer. Cosa è Esplora Risorse? Nelle precedenti versioni dei sistemi operativi Windows aveva una doppia denominazione questo programma ed aveva un'interfaccia apparentemente diversa, ma che tutto sommato alla fine erano ricalcabili. I nomi di questi due programmi erano Risorse del computer e, nascosto in una delle cartelle interne del sistema operativo stesso, trovavi appunto il comando del programma Esplora Risorse. Ti sarà utile ogni volta che avrai la necessità di esplorare i contenuti di un dispositivo, ma non solo. Infatti, se devi individuare un file, una cartella all'interno di un CD o DVD, oppure una pendrive, una flash memory o genericamente un disco rigido, farai proprio uso di questo programma Esplora Risorse. Il programma può essere avviato cliccando sull'icona che rappresenta una cartella di colore gialla nella barra delle applicazioni. Troverai altre sezioni all'interno che man mano descriveremo. Cliccando sopra questa icona, appunto, si aprirà il programma Esplora Risorse. Qualora non fosse presente l'icona di Esplora Risorse, potrai avviare il programma prima cliccando sul pulsante Start e successivamente dal menu che compare sul pulsante Computer. Quindi cliccaci sopra per avviare il programma. L'icona nella barra delle applicazioni la potrai comunque ripristinare, qualora non fosse presente, proprio trascinando un collegamento da questo pulsante, quindi il pulsante Computer che hai appena visto, nella stessa. Una volta che avrai avviato il programma, potrai spostare la finestra che si apre dove vuoi. Sarà sufficiente cliccare con il pulsante del mouse sulla barra in alto colorata e trascinare la finestra stessa nella posizione in cui tu meglio credi. Potrai anche massimizzare a pieno schermo la finestra cliccando sul pulsante Ingrandisci, che ormai conosci, posizionato in alto a destra accanto al pulsante X di chiusura. Potrai anche ridimensionare a tuo piacimento la finestra posizionandoti lungo i bordi della stessa. Quando il puntatore del mouse cambierà forma e si trasformerà in una freccia bidirezionale, potrai restringere o allargare la finestra in base alle tue necessità di visualizzazione. Come potrai utilizzare il programma? La finestra che si apre presenta due sezioni, due colonne di visualizzazione. Nella colonna di sinistra troverai tutte le partizioni e i dispositivi interni e collegati esternamente al tuo computer, che troverai anche nella zona destra. Noterai una cosa: che se hai, come di norma accade, installato nel tuo computer un lettore DVD o masterizzatore, nella colonna di sinistra non noterai la loro presenza a meno che tu non inserisca un disco. Nella colonna di destra troverai, evidenziando invece, tutto il contenuto di ciò che avrai selezionato nella colonna di sinistra, quindi della periferica o della partizione evidenziata nella colonna sinistra. Nella zona in alto trovi tre pulsanti. Questi tre pulsanti permetteranno la modifica della visualizzazione, con accanto anche un altro piccolissimo pulsante chiamato Altre opzioni, poi accanto il pulsante Mostra il riguardo di anteprima e infine la visualizzazione della guida in linea di Windows. Cliccando sul primo pulsante, quindi modifica visualizzazione in sequenza, potrai variare la visualizzazione delle icone e dei file o delle cartelle rappresentate e visualizzate nella sezione di destra, quindi nella colonna di destra, come meglio credi.
Tramite il pulsante Opzioni potrai generare un menu che ti evidenzia una lista di possibili visualizzazioni del contenuto nella colonna di destra. La sezione Anteprima di visualizzazione genera una terza colonna nella quale potrai generare un'anteprima, se disponibile, del file che avrai selezionato nella colonna, a questo punto, centrale. Così potrai decidere prima se aprirlo oppure no. Infine, l'ultimo pulsante è il pulsante della guida. In pratica, cliccandoci sopra, si avvierà la guida di Windows che evidenzierà alcune informazioni didattiche che saranno più o meno correlate al tipo di file o cartella che hai selezionato nella colonna centrale. Per tipologia, per capirci. Nel programma Esplora risorse possono essere dimensionate a tuo piacere, più o meno come abbiamo visto prima per la finestra del programma Esplora risorse. Quindi sarà sufficiente posizionarti nella linea di divisione tra le due o tre colonne. Quando il puntatore del mouse cambierà, acquisendo la forma di una freccia bidirezionale orizzontale, potrai ridimensionare le due o tre sezioni cliccando sopra questa linea di divisione tra le colonne, e in questo modo potrai aumentare e ridurre lo spazio a disposizione delle colonne stesse per una migliore visualizzazione. Come detto, nella zona in alto a destra visionerai i pulsanti riduci ad icona, ripristina o ingrandisci la finestra oppure chiudi il programma. Nel lato sinistro, invece, diametralmente opposto, in alto, in base alla cartella che selezionerai nella colonna di sinistra, comparirà il nome della stessa, in modo da avere un'indicazione immediata di dove ti trovi con la tua selezione. Subito sotto il nome trovi due frecce che possono essere colorate di blu, una con il verso di sinistra e l'altra che indica la destra. Queste due frecce le potrai utilizzare per navigare all'interno delle cartelle che hai selezionato durante le operazioni. Quindi, data la struttura d'albero, se clicchi in una cartella o in un file verso destra, per così dire, per capirci, potrai tornare a salire verso la struttura d'albero cliccando sulla freccia di sinistra e tornare verso il file cliccando con quella a destra. Tutto questo discorso può essere anche semplificato cliccando su questo pulsante che indica una freccia in basso, nel quale ti compariranno tutte le cartelle che hai ultimamente visionato e quindi potrai con più rapidità scegliere l'una o l'altra. Una sezione particolarmente interessante di Esplora risorse può risultare quella alla destra proprio di queste due frecce. In questa zona, man mano che aprirai le cartelle, quindi che selezionerai cartelle e file, si genererà un percorso, quindi una sequenza, per raggiungere il file o la cartella stessa che evidenzierai in questa zona. Una volta che avrai individuato il file o la cartella, potrai cliccare su questo pulsante che si trova accanto alle due frecce inverse di color verde e in questa zona ti si evidenzierà proprio il percorso che avrai eseguito per raggiungere un determinato file. A questo punto seleziona pure con il mouse tutto quel percorso e copialo con i tasti CTRL più C. In questo modo, se vuoi, potrai con facilità creare un collegamento sul desktop alla cartella che contiene il file che hai selezionato. Nella sezione appena descritta, quindi nel collegamento, troverai la sequenza di cartelle che hai attraversato per raggiungere il tuo file. Se clicchi su uno dei pulsanti che si trova adiacente ad ogni singolo nome, il pulsante che indica una freccia, si aprirà un menu nella quale troverai la lista delle cartelle presenti nella cartella superiore. Quindi potrai accedere in maniera rapida ad una di queste cartelle. Già ti ho evidenziato la presenza di
queste due frecce in verso opposto colorate di verde, che anche se hanno una funzione relativamente poco utile, se vuoi, ti permetteranno di aggiornare lo stato di visualizzazione in quel dato momento del programma Esplora Risorse. Accanto trovi una casella nella quale potrai scrivere qualsiasi cosa. Ciò ti permetterà di eseguire delle ricerche all'interno della cartella che hai selezionato in quel momento nella colonna di sinistra. In questo modo potrai fare una ricerca di una determinata cartella, di un determinato file, se ne conosci il nome, ma non sai in quale cartella o partizione è disperso. Bene, Gooder, vediamo come attivare il programma Esplora Risorse. Abbiamo detto ci sono due possibilità. Una, premendo il pulsante Start, individuando il pulsante Computer, cliccandoci sopra e si avvierà il programma, chiudiamolo, oppure cliccare sul pulsante con l'icona corrispondente Esplora Risorse. Troverò mostrate due colonne, una nella sezione di sinistra, una nella sezione di destra, colonne che posso ridimensionare a mio piacere in questo modo per ottimizzare la visualizzazione. Nella colonna di sinistra troverò selezionate le periferiche e le partizioni presenti all'interno del computer e collegate al computer stesso. Nella zona di destra le troverò rappresentate in altro modo dal punto di vista della visualizzazione, che potrò variare cliccando su questi pulsanti. Il primo pulsante è modifica visualizzazione, in sequenza potrà variare la visualizzazione e quindi tu scegli il tipo di visualizzazione che meglio credi, oppure cliccando sul pulsante altre opzioni avrai una nuova lista che ti permetterà di variare anche in questo caso la visualizzazione, ma per quel che mi riguarda io scelgo sempre il pulsante dettagli per una miglior visualizzazione. Se clicchiamo su una partizione del mio hard disk andrò a visionare il contenuto della stessa nella colonna di sinistra. Se clicco su una cartella andrò a visionare nella colonna di destra il contenuto. Facciamo un altro esempio, in questo caso ho cliccato sul contenuto della cartella lezione 1 e nella sezione di destra troverò le cartelle presenti all'interno della cartella lezione 1. Posso esplorare anche nella colonna di sinistra il contenuto della stessa, ma in maniera più limitata. Se voglio visionare il contenuto di una di queste cartelle, sarà sufficiente cliccare sulla stessa e nella zona destra troverò la visualizzazione che, ripeto, io seleziono sempre su dettagli, in quanto potrò ottenere altre informazioni relative al file selezionato. Tornando ai pulsanti in alto a destra, c'è il pulsante mostra anteprima che ti permetterà di visionare l'anteprima del file selezionato nella zona centrale a questo punto. Come puoi notare, posizionandoti con il mouse sull'icona del file che hai selezionato o che dovrai selezionare, verranno mostrati a schermo alcuni dettagli dello stesso. Infine, l'ultimo pulsante di questa sezione è Visualizza la guida, che permetterà di visionare una guida integrata nel sistema operativo che mi darà ulteriori informazioni didattiche in base alla tipologia di selezione avvenuta nella zona di sinistra. Chiudiamola pure perché in questo momento non ci serve. Nella sezione in alto a sinistra ci sono due pulsanti di navigazione che ti permetteranno di andare avanti o indietro nella visualizzazione dei file e delle cartelle. Cliccando verso sinistra, come puoi vedere, torno indietro con la sequenza di visualizzazione che ho eseguito. Cliccando sulla freccia di destra invece tornerò sempre più verso l'ultima visualizzazione che ho ottenuto.
Se invece clicco su questo pulsante, noterai le pagine, quindi le cartelle più recenti sulle quali avrai cliccato, e potrai accedere rapidamente cliccando sulle stesse. Nella zona centrale è evidenziata la sequenza delle cartelle che hai cliccato da una struttura ad albero, partendo proprio dal computer, dalla partizione in sequenza tutte le cartelle che hai cliccato fino a giungere al file selezionato. Cosa puoi farne? Se ad esempio hai selezionato la lezione numero 2, cliccando su questo pulsante verrà generato il percorso che potrai selezionare tramite la pressione del tasto CTRL-C e ti permetterà di creare un collegamento sul desktop a questa cartella, come già tu sai fare. Andiamo proprio a vedere come creare un collegamento sul desktop a questa cartella. Clicchiamo con il destro, nuovo collegamento. Nella finestra che si apre sarà sufficiente fare incolla, e come puoi vedere questo è il collegamento che hai appena copiato. Cliccando con avanti avrai accesso diretto al contenuto della cartella grazie al collegamento appena creato. Sempre in questa zona, come puoi vedere, accanto al nome compare un pulsante. Cliccandoci sopra avrai l'opportunità di visionare ed accedere in maniera diretta alle cartelle contenute in questa cartella, quindi nella cartella esattamente superiore. Nella zona destra c'è il pulsante aggiorna la visualizzazione. Cliccandoci sopra avrai un aggiornamento nel caso in cui fossero avvenuti dei cambiamenti a questa visualizzazione, cosa che non è accaduto in questo momento. In questa cartella potrai scrivere il nome di un file che potrai ricercare all'interno della cartella o della partizione che avrai selezionato. Se devi cercare il nome di un file di una sola parola, sarà sufficiente scrivere questa parola. Se invece è composto da più parole, è consigliabile scrivere la frase, per così dire, quindi l'insieme di parole tra virgolette, in modo che la ricerca venga eseguita in maniera perfettamente compatibile con quanto tu richiedi. Facciamo un esempio, scriviamo appunto tra virgolette lezione numero 2, dando l'invio partirà la ricerca. Dopo qualche secondo avrai in visione i risultati che più o meno verosimilmente saranno relativi alla ricerca da te eseguita. Dopodiché non farai altro che individuare il file o la cartella che ti necessita e cliccarci sopra. Ora chiudiamo il programma Esplora Risorse, eliminiamo la cartella presente nella barra delle applicazioni e proviamo a ripristinarla grazie al trascinamento del pulsante computer. Individuiamo il pulsante, con il mouse premendo il pulsante sinistro clicchiamo e spostiamolo nella barra delle applicazioni dove meglio crediamo. Al rilascio sarà presente di nuovo il pulsante che permetterà l'avvio del programma Esplora Risorse. Altre funzioni le conoscerai nella prossima lezione. Bene, nella prossima lezione continuerai ad esplorare nuove funzioni del programma Esplora Risorse. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!